Allora, buongiorno, siamo a Policoro al negozio Salerno Casalinghi ed è proprio qui che oggi prepareremo il babà, ricetta emblematica napoletana, fatta di ingredienti se vogliamo semplici, ma ricetta insidiosa nella preparazione. Allora, come dico sempre, per realizzare questa ricetta è importante seguire alcuni accorgimenti. Allora, il primo è quello di utilizzare le uova a temperatura ambiente. Intanto vi elenco velocemente gli ingredienti, quindi abbiamo delle uova, della farina e tra poco spenderò qualche parola su di essa, del sale, del burro a temperatura ambiente e del lievito. Quindi uova a temperatura ambiente che ho diviso in due ciotole, in una ne ho messe 5, quantità che mi servirà per idratare da subito l'impasto all'interno della ciotola. Le altre invece le aggiungerò a filo durante la preparazione, è una preparazione abbastanza lunga, ci vorranno circa 40 minuti. Abbiamo della farina, ed è proprio sulla farina che voglio disquisire un secondo. È una farina molto proteica, quindi per preparazioni, per lievitati, grandi lievitati come babà, brioche, colombe o panettoni, è fondamentale, indispensabile utilizzare farine proteiche, farine che con l'intervento di liquidi e con l'azione meccanica possano in qualche modo sviluppare la maglia glutinica. Utilizzerò un gancio, ok? Quindi già posso montare all'interno della ciotola il gancio, lo fisso con il pistone. E verso i liquidi all'interno della ciotola, quindi prendo le 5 uova, le verso all'interno insieme al lievito, ok, e insieme alla farina. Come vi dicevo, farina che ha un W intorno ai 3,50. Il W in gergo indica la forza della farina, quindi appunto la capacità di sviluppare il glutine. Aziono la macchina, prima a velocità media e poi una volta formato, insomma, questo panetto idratato, andrò ad aumentare la velocità. Quindi, come vi dicevo, perché l'impasto, insomma, da subito possa risultare ben idratato, è importante aggiungere una cospicua quantità di uova per evitare la formazione di grumi. Ok? Questo vale anche per altri tipi di impasto come la pizza, come la focaccia, insomma qualsiasi altro lievitato. Dobbiamo sempre garantire da subito che ci sia una giusta idratazione per evitare formazione di glutine, conservando sempre una parte di liquido che poi aggiungeremo man mano all'interno della ciotola. Aggiungo a questo punto anche lo zucchero e comincio appunto a formare il panetto. Come vedete, la macchina è costituita da una ciotola che gira e all'interno abbiamo questo gancio. In questo caso ho utilizzato il gancio per sviluppare il glutine di cui vi parlavo prima, ma abbiamo in dotazione Grazie. anche il rullo per la pasta fresca. Comunque non nascondo che utilizzo il rullo anche per impastare la pizza o addirittura proprio in questa fase per fare il babà. Il bello di questa macchina è che comunque ci può essere l'intervento, vedete proprio come sto facendo io in questo caso, l'intervento delle mani all'interno della ciotola stessa, quindi non c'è pericolo che possa insomma farmi male, così come potrebbe succedere con altre impastatrici. Allora, una cosa fondamentale che dovete sapere è che esistono diverse farine. Sto utilizzando una farina Manitoba, quindi ha una forza ancora più elevata rispetto al 350 di cui vi ho parlato prima. Qui siamo intorno al 400 W. Quindi questo significa che una farina tanto più è proteica, tanto più attira a sé dell'acqua o del liquido, in questo caso le uova. Avete fatto caso che ho aggiunto un altro uovo ora? Perché? Perché la farina è una Manitoba. Solitamente una 350 chiama a sé circa 5 uova da subito. Io qui ne ho messo uno in più proprio in virtù del fatto che essendo più proteica, quindi arriva ad un valore intorno al 400, richiede più idratazione da subito. Quindi non preoccupatevi, aggiungete da subito se vedete che l'impasto, come in questo caso, insomma, non si sia ben compattato, potete aggiungere da subito tranquillamente un po' di idratazione in più. Fermo restando che comunque le altre uova vanno poi aggiunte gradatamente. Tutto dipende dalle farine.
io faccio sempre questo preambolo tutte le volte che lavoro in lievitati, perché c'è una classificazione che ha a che fare con le farine in funzione appunto del lievitato che bisogna fare. Si fa sempre un po' di confusione rispetto allo 0 o al W. Io dico sempre che farine deboli, quindi farine intorno al 140-160 W, devono essere utilizzate per le paste frolle, le 220 per la pasta fresca piuttosto che pan di Spagna, le 260-280 per alcune tipologie di pani. Siamo intorno alle 320-340 per pani congelati o già insomma lievitati che non richiedono troppi ingredienti all'interno. Il valore comincia ad aumentare quando all'interno si aggiungono burri, si aggiungono tante uova, si aggiunge della frutta secca o dei canditi. Non a caso si può arrivare a 400, come in questo caso, per grandi lievitati, quindi lievitati delle ricorrenze come le colombe o panettoni, dove all'interno abbiamo frutta candita, tante uova, e tanto grasso, quindi tanto burro. A questo punto vado ad aumentare la velocità. E do, insomma, in questo caso all'impasto la possibilità di cominciare a formare il glutine. Il glutine che cos'è? Il glutine è un composto formato da due proteine, in realtà sono prolammine, la gliadina e la gluteina, che per azione meccanica e attraverso la idratazione formano appunto questa rete glutinica indispensabile perché il babà abbia appunto questa tipicità, questa altezza e questa alveolatura tipica. Allora, quando si sarà formato il panetto, io qui ho delle altre uova, le restanti uova che ho battuto, le aggiungerò a distanza di circa 5-6 minuti, poche alla volta. In questo modo qua. Date chiaramente il tempo all'impasto di poterle assorbire. Chiaramente io sono qui a mostrarvi la ricetta, per cui non mi muoverò dalla macchina, ma questo non significa che dobbiate stare qui ancorati alla planetaria nella realizzazione del babà, della preparazione. Allora, come potete osservare, l'impasto ha già preso la corda, in gergo si dice che ha già preso corda, quindi si è già incordato e a distanza appunto di 5-6 minuti aggiungo dell'altro uovo, sempre poco alla volta, dando la possibilità appunto al panetto di incorporarlo. Allora aggiungo anche la restante parte di uova e appena saranno completamente assorbite comincerò ad aggiungere il burro reso insomma a pomata o a temperatura ambiente. A pomata significa che io riesco a gestirlo, a premerlo tranquillamente e ne aggiungerò poco alla volta fino ad esaurimento. Aggiungo l'ultimo pezzettino di burro morbido. Mi raccomando, nell'aggiunta del burro abbassate leggermente la velocità, quindi impostate la macchina sulla media velocità e solo alla fine aggiungete il pizzico di sale. Un'altra accortezza importante, una volta aggiunto il sale dovete dare veramente pochissimi secondi alla macchina di poterlo in qualche modo farlo assorbire. Altrimenti lo stesso, essendo un solido cristallino, potrebbe rompere la maglia glutinica e cambiare chiaramente le fattezze dell'impasto. Quindi a questo punto aggiungo il sale e tempo 30 secondi, spegnerò la macchina e pillerò l'impasto sul tavolo. Ok, a questo punto spengo la macchina, sgancio il perno centrale. Allora, guardate qui l'impasto com'è incordato. Quindi la tipicità dell'impasto è legata proprio a questa elasticità, guardate, e trasferisco l'impasto sul piano che dovrò imburrare o con del burro spray, se ci avete del burro vegetale, insomma spray, oppure del burro a pomata, dell'olio di semi eventualmente che è più neutro. Quindi fate questo lavoro qua, vi ungete le mani ed estraete l'impasto dalla ciotola. Quindi il fatto che abbiate le mani unte, anche con del burro va benissimo, vi aiuta nella gestione dell'impasto. Quindi
vedete. Questa fase si chiama pirlatura ed è importante per portare l'impasto, quindi creare un panetto e portare l'impasto al centro, al di sotto. Guardate che meraviglia! Quindi la macchina in questo caso ci aiuta a non surriscaldare l'impasto, che dovete sapere che i lieviti hanno un'attività, un optimum di crescita, quindi una crescita molto accentuata intorno ai 27-28 gradi, temperatura che sarebbe il caso di non superare proprio per evitare la loro morte. Quindi fate questo movimento più volte girando l'impasto di 40 a 45 gradi ogni volta e portate sotto senza strappare l'impasto sulla superficie. Una volta creato questo vi imburrate, insomma vi ungete nuovamente le mani, e se mi fai la cortesia di imburrarmi uno stampo, qui ho scelto uno stampo intorno ai 24-26 cm di diametro. In questo caso questo impasto potrebbe essere suddiviso anche in due stampi da 18 cm, quindi una dose idonea anche per due stampi da 18. Io ne ho scelto uno più grande, vi farò vedere che dopo, una volta cotto, verrà veramente molto alto. Perfetto. Quindi noi abbiamo utilizzato un burro spray, un burro impropriamente detto tale, ma è un olio vegetale, e a questo punto continuo con le ultime pieghe e poi vi farò vedere che con l'inserimento dei due pollici, quello destro e sinistro, delle due mani, potrò ricavare un foro centrale, in questo modo qua. Quindi romperò l'impasto al centro e creerò una sorta di ciambella che poi inserirò all'interno dello stampo. Pareggerò leggermente la superficie per evitare che ci siano poi delle convessità un po' più accentuate da un lato rispetto che dall'altro. Ok, a questo punto possiamo mettere in forno a 30 gradi massimo, quindi se avete la possibilità di a casa di infornare a 30 gradi, magari il forno con luce accesa o impostando il forno statico a 30 gradi, accentueremo la lievitazione e in questo caso ci vorranno circa 50 minuti, un'ora, e se è più freddo, perché dovete sapere che i lievitati lievitano in funzione anche del, ci sono diverse variabili, quindi delle temperature esterne, per cui potrebbe impiegare un po' di tempo in più, anche un'ora e mezza. E quindi rimanderò il prodotto a tra poco, vi farò vedere insomma il prodotto lievitato. Allora, il babà è ancora caldo, l'ho appena sfornato, ora proverò a sformarlo e a farvelo vedere. Ecco qua, non ci resta che preparare la bagna e con un po' di pazienza bagnarlo, e raccomando sempre l'utilizzo della bagna calda per velocizzare il processo e per garantire appunto la giusta morbidezza al prodotto finale. Io vi aspetto al prossimo appuntamento, sempre qui a Policoro da Salerno Casalinghi. Un saluto a tutti.